Stanno raggiungendo picchi ridicoli. Mi sa che stavolta non ci saranno svitati in giro. Anche le case sono intatte. Sam, cosa mi dici della radiazione? Sono 8 volte più alte che a Mosca, in costante aumento, colonnello. Mi sa che non ci conviene stare troppo all'aperto. Pronto, Arthur. Seguimi. Buona fortuna. Non ti puoi seguire. L'azione si presenta più complessa del previsto, ma il tempo scarseggia, perciò adotteremo un approccio diretto. Rivediamo il piano. Yermak! Porteremo l'Aurora a sud, fino allo scalo merce di Sibirskaya, nel punto segnato... Stefan! Crest, Sam e io ci occuperemo dell'istituto ad Accademico Rodoka. E di strada faremo tappa al museo ferroviario. Può darsi che lì ci sia qualcosa per la... Idiota! Resterò di guardia all'Aurora con tua crepe. Bene, Artyom e io ispezioneremo l'edificio principale dell'istituto. Qui le radiazioni sono troppo alte, ci arriveremo dalla metro. Bene, diamoci da fare. Buona fortuna, Spartani. Buona fortuna. Cura di lei per noi finché Artyom e io torniamo? Per favore. Certo, la sorveglieremo io e Orsetto. Ti va di aiutarmi, Orsetto? Soldato Orsetto, missione accettata! Zitti, shh, sta dormendo. Ve ne andate? Sì. Spero che arriveremo in tempo. Anna è forte. Resisterà fino al vostro ritorno. Non c'è dubbio. Voi però vedete di tornare. Grazie, Katia. Entra, Artyom. La crisi è passata. Ho fatto del mio meglio. Perciò non devi preoccuparti, il battito è forte, è solo esausta. Probabilmente adesso dormirà fino a domani. Torna presto. Vederti sarebbe la medicina migliore. Anna è forte. Vincerà questa battaglia. Tu però vedi di tornare. Buona fortuna, Artyom. L'attrezzatura, colonnello. Grazie. Artyom! Qui non è come a Mosca, dove potevi gironzolare all'aperto per mesi. Quali mostri ci vivono? Perciò pensa bene a cosa portarti. Ti aspetto all'alba.
Siete pronti? Sì. Allora, Artyom, è la tua occasione. La nostra ultima occasione di salvare Anna. Dobbiamo sfruttarla bene. Si parte. Tu resta di copertura. Io sarò impegnato a guardare la pista. Di sicuro non sarà. Buona fortuna, signore. Siamo la sua ultima speranza. Allora, come ti sembra la strada verso il tuo sogno? Preferiresti non essere mai partito, eh? Ti si legge in faccia. Beh, mettiamo da parte questi pensieri per un attimo. Possiamo farcela. Credo che possiamo uscire da lì. Reggiti! Da lì non riusciremo certo a entrare nella metro. C'è troppa neve. Prendi il volante, Artyom. Io farò da navigatore. Sarà meglio consultare la mappa. Non c'è tempo per girare a vuoto. Tro è vicinissimo a noi. Yeah.
Finalmente siamo arrivati. Cerchiamo di raggiungere il centro. Certo che è proprio crollato tutto. Hai qualche idea di come arrivare a quella galleria? Proviamo a entrare in quel vagone. Aiutami ad aprirlo! Su, avanti! È pieno di scheletri. Saranno qui da almeno 20 anni. Proseguiamo e tieni gli occhi aperti. Loro non possono farci del male, ma i sopravvissuti sì. Dobbiamo arrivare alla stazione di Piazza Lenin. L'istituto è proprio a 2 passi da lì. Qui la metro non è molto profonda. Con tutte queste radiazioni, la gente del posto non sarà sopravvissuta a lungo. Qua sotto siamo un po' più al sicuro. Ma là sopra le radiazioni erano almeno 3 volte sopra la nostra. Le gallerie. Mi sembra di essere a casa. Qui siamo nel nostro elemento. Non ci credo. L'aria è respirabile. Tanti li danno per attaccarci, che ci provino pure. Qui davanti è tutto bloccato. Guardati attorno, Artyom. Dobbiamo arrivare alla galleria a fianco. Proviamo a farci strada qui. Ecco il passaggio. Avanza, ti copro io. Tutto a posto? Bene. Venite. Preparati!
Quanta polvere! È abbandonata da un pezzo! Guardati attorno, Artyom. Magari trovi qualcosa di... Mikhail! Qui Fedorov, della sezione 20. Senti, i nostri filtri fanno schifo e alla Sivinskaya li hanno sostituiti questo occupo. Potete permettere ai miei figli di stare alla vostra stazione? E lì ci sono anche delle persone della loro scuola. Non posso, Nikitish. Adesso comanda l'esercito, qui non farà entrare nessuno. Ma non ti preoccupare, inizieranno a distribuire la gente radio protettivo. Dovrei dare ai miei figli quella porcheria verde. Non dire così. Quella roba verde è meglio di qualunque filtro. Te l'ho detto, non ti preoccupare. Dovreste solo prenderla per un paio di mesi finché la situazione non migliorerà. Comunque ne parliamo più tardi. Ok, d'accordo. Bene. Radioprotettivo fornito dall'esercito. E poi i negozi l'hanno esaurito. Ma le radiazioni c'erano ancora. Ed è stata la fine. Questi collettori sono su due livelli. Proviamo a passare dalla... Potremmo infilarci qui dentro. Sentito anche tu.
forza della... sarà meglio uscire di qui. Potremmo uscire da qui. Ecco gli abitanti del ponte. Ricorda quella fossa per le esecuzioni a Mosca. A 8000 chilometri di distanza siamo di nuovo in una fossa per le esecuzioni. Chissà se anche loro erano accusati di spionaggio. La gente è morta al massimo da un anno. Potrebbero esserci dei sopravvissuti. Stai... Attenzione! Artio, stai... Questa non è la nostra meta. Qui non c'è nessuno ad aiutarci se succede qualcosa. Se ti rompi una gamba, ti faccio strisciare fino all'aurora da solo. Io non posso tornare senza quella medicina. Però fai attenzione a dove vai d'ora in poi. Abbiamo già perso abbastanza tempo. Da qui si arriva alla galleria. Questi puntelli non mi piacciono. Potrebbe crollare tutto da un momento all'altro. Vediamo. Oh, guarda quanta polvere! Sembra reggere. Andiamo! Siamo nelle vicinanze di una stazione. Aspetta, accendo un razzo. Merda! C'è stata proprio una guerra! Si stavano difendendo con questi carrelli corazzati e quando quelli sono stati distrutti hanno fatto saltare la galleria. I rinforzi non sono mai arrivati. Andiamo alla stazione! Là potremmo trovare qualcosa. Ah, la cara vecchia Dushka. L'assedio in piena regola. Stavano proteggendo l'ingresso della stazione. Ah, ci sono stati parecchi sopravvissuti qui, finché non si sono ammazzati a vicenda. Sembra che dopo tutto quella bugia a Mosca abbia funzionato. Mi chiedo cosa sia meglio. Se una vita fondata su una bugia... una morte nata dalla verità. Cosa? Mi sento... strano. Stai bene? Hai anche tu le allucinazioni. Radiazioni. Ne abbiamo assorbite parecchie.
un'altra tomba. È qui che la battaglia è finita. Diamo un'occhiata a quella porta. Credo conduca alla prossima stazione. Cosa è stato? Là, di nuovo. Ah! Ma che diavolo! Dammi una mano, Artyom. Forza! Basta così. Andiamo. Quanta polvere! È abbandonata da un pezzo! Si assomigliano come strutture. Perciò qui dovrebbe esserci un pozzo di ventilazione. Proseguendo da qui dovremo entrare nel condotto di aerazione e da quello arrivare alla prossima galleria della merda. Maledetto pezzo di ferro! Tieni pronte le armi!
Ehi, quella grata è allentata. Vuoi controllarla? Dai un'occhiata a quel tubo. Ti guardo le spalle. Aspetta! Forza, ti do io una mano. Buona fortuna! Fermo! Ma dove credi di andare? Era ora. Perché sei scappato? Avanti, parla, soldato! Identificati! Soldato Kirill Klebnikov, unità di pronto intervento ospite. E non mi caverete più una parola, perciò potete uccidermi subito. D'accordo, soldato. Non vogliamo fare del male a nessuno. Portaci solo dal tuo ufficiale di comando. In che senso non mi farete del male? Sono dell'Oscom! Voi non siete dei loro! Loro? Non so di chi tu stia parlando, ma se uccidono dei bambini siamo decisamente contro di loro. Perciò puoi portarci dal tuo comandante. Perché volete vederlo? Siamo impegnati in una missione importante, i cui dettagli saranno rivelati solamente agli ufficiali superiori. Devi solo portarci da loro. E poi? Non mi sembra che tu abbia molta scelta. Va bene. Niente scherzi, ti avverto. Di qua, la stazione è vicina. Quale stazione è? Quale? Ma la Prospect, ovvio. Manca solo una sezione all'istituto. Ci siamo quasi, Artyom. Fermo. Via libera. Andiamo. Un momento. Ha detto che c'eravate quasi. Ma a cosa vi serve l'istituto? Sei ostinato. Siamo in missione, ma non ti posso dire altro. In missione all'istituto? Ma non c'è rimasta più roba verde là. Roba verde? E che cosa sarebbe? Non lo sapete. Un momento, da che stazione venite? Artyom viene dall'Expo e io sono della Polis. Ah? E dov'è? Si trova a Mosca, soldato.
Un attimo. Merda! Mi piace, eh? Come corrono, come ai vecchi tempi. E con questa è fatta. Adesso puoi venire fuori, soldato Klebnikov. Ehi, dove sei andato? Ma è scappato. E adesso come facciamo a trovarlo? Non avremmo dovuto perderlo di vista. Sono qui! Ah, è ancora vivo! Erano solo un paio di mutanti. Venite davvero da Mosca? Certo! Io sono il colonnello Milk, comandante di una task force speciale. E Artyom è uno dei miei subordinati. Siamo arrivati da Mosca in treno. Wow, grande! Aspettate un attimo, apro la porta. Credevo foste dalla parte dei rivoltosi. Sapete, c'è stata una guerra. Abbiamo notato. E non c'è nessun altro. Non dalla fine della guerra, almeno. Oh, perciò la città è stata capace di sopravvivere alla guerra nucleare, ma non a quella civile. Da quanto siete solo voi due? Ah, quasi un anno. Siamo stati fortunati. Avevamo una scatola intera di roba verde. Come? Aspetta, Arthur, una mappa satellitare. Questa è la valle in cui vi siete persi tu e Alyosha. Dove l'hai presa, soldato? Gli Stalker l'hanno portata dalla stazione di comunicazione tempo fa. Perciò tuo padre è in missione. Quando tornerà? Non saprei. Quando è partito? Un mese fa. E ha smesso di comunicare via radio 3 settimane fa. Capisco. Sai dove è andato? Qual era la sua missione? È andato alla stazione di comunicazione. Dovevamo lasciare la città in primavera. È andato a prendere la mappa dell'impatto. Siamo certi di poter trovare un posto incontaminato con quella. Certo. Soldato, abbiamo bisogno della tua radio. Contattiamo l'Aurora, Artyom. Riuscirò ad avere quella mappa. Dovremmo dirglielo. Aurora, mi sentite? Qui è Miller.
sbaglio di programma. Abbiamo trovato i sopravvissuti. Dicono che la stazione di comunicazione esiste ancora. Io vado a cercare la mappa. Artyom si occuperà dell'istituto. Ricevuto, colonnello. Come sta Anna? Sta dormendo. Cercate di arrivare in fretta. Cambia decisione. Ripetete, Aurora. Passo. Ricevete, Aurora. Passo. Merda. Ancora interferenze. Artyom, se suo padre ha davvero trovato un posto incontaminato, darà una possibilità ad Anna, ai ragazzi, a tutti noi. La possibilità di una vita vera. Vado a prendere la mappa. Ci vediamo qui quando avrai recuperato la medicina. Poi andremo all'auto. Non potete uscire senza antiradiazioni. Ne abbiamo ancora tre. Papà li teneva per scappare dalla città. Fantastico. Grazie. Artyom, nel frattempo preparati. C'è perfino un tavolo da lavoro qui. A proposito, se vuoi puoi prendere il mio cannone a rotaia. Potrebbe servirti dove stai andando. Ricorda le munizioni. Avvisami quando sei pronto. Non dimenticarti dei filtri, Artyom. Dopo non avremo tempo di pensarci. Questa mappa è decisamente più recente. Di un po', Kirill. Com'è che siete sopravvissuti solo tu e tuo padre? La roba vede. L'antiradiazione è finito. Senza non si sopravvive. Le stazioni lontane sono insorte. Il comitato ha mandato là dei soldati ed è scoppiata la guerra. E poi alcuni sono morti in battaglia, altri nell'incendio. Non c'erano abbastanza guardie agli ingressi, così i mutanti hanno sfondato tutte le difese. Oh, mi dispiace. Oh, sto bene, tranquillo. Ah, eccola qui. A quanto ho capito, quel condotto di aerazione porta alla stazione. Sì, esatto. Poi bisogna attraversare la stazione e prendere la galleria di destra. Sono facili da usare. Basta farsi un'iniezione se si sta male. Grazie. Perciò è stato questo a tenerli tutti in vita. Sei pronto? Buona fortuna. Ricordati perché lo stiamo facendo. La vita di mia figlia, tua moglie, è nelle tue mani. Ora vai. Thank you.